Con questo video vediamo come possiamo utilizzare LibreOffice Writer per strutturare un testo, creare un indice e poi esportare in PDF con segnalibri. Prendiamo spunto da un bel documento redatto dalla Commissione Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, che sono gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia. È un documento di per sé già ben strutturato, vedete, no, che c'è un indice che si è generato automaticamente proprio in quanto il documento d'origine, no, era già strutturato in titoli di vario livello. Per capirci dall'indice, no, noi potremmo dire che sono titoli di primo livello, premessa, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4. E invece sono titoli di gergo inferiore nel capitolo 1, ad esempio la specificità del percorso educativo da 0 a 3 anni, per il capitolo 2 dai bisogni e diritti per sviluppare la potenzialità e via discorrendo. Il capitolo 4 ha anche un titolo di gergo ancora di rango ancora inferiore e quindi abbiamo capitolo 4 società educativa che è titolo 1, chi opera nei servizi educativi che è titolo 2. Una professione riflessiva che nella gerarchia è sorella di chi opera nei servizi educativi e quindi hanno lo stesso papà che il capitolo 4 e sono sorelle e quindi entrambe titolo 2, ma una professione riflessiva è come se avesse dei figli che sono osservare, ascoltare, progettare, documentare, valutare e quindi questi sono tutti i capitoli 3. Vedremo che in realtà anche in chi opera nei servizi educativi ci sono diciamo, dei sottoinsiemi, cioè delle parti che gerarchicamente sono inferiori, perché chi opera nei servizi educativi, no, viene suddiviso in diverse figure professionali. Bene, facciamo questo passettino in più che forse non era stato previsto e andiamo a marcare anche come esercizi queste figure che vedremo nel testo come figlie di chi opera nei servizi educativi, quindi come titolo 3. Un piccolo neo, se vogliamo, probabilmente è stata anche una scelta, che questo sommario non è navigabile. Vedete che io non posso andare a linkare le varie parti. E mi manca poi una grandissima funzionalità che hanno i lettori di PDF, che è quello di consentire attraverso un'icona aggiuntiva di navigarlo con il sommario, l'indice sempre presente sulla sinistra. Si chiama una navigazione per segnalibri. Proviamo a fare questo dopo che l'abbiamo visto con Word, anche con LibreOffice Writer. Allora, estrapoliamo solo un pezzettino, che è il capitolo 4, che è a pagina 28. Bene. Andiamo a pagina 28, eccolo qua. Facciamo adesso per tirarlo fuori e gestirlo con LibreOffice un'operazione di selezione, di copia e di incolla. E avremmo potuto ottenere un effetto ancora più veloce, se vogliamo, trattare l'intero documento con uno degli tanti convertitori online. Ad esempio, il più forse utilizzato è iLove PDF, che si trovano facilmente andando sul motore di ricerca e scrivendo da PDF, ad esempio ad hoc. Funziona un po' meglio quello rispetto a quello che invece porta poi a Writer. Bene, in questo caso però, un po' per velocizzare l'operazione e per non usare internet, utilizziamo quest'altra modalità e andiamo fino a qualità, cioè prima di progettare. Tasto destro, copia. Bene, questo vedete è un'operazione fattibile perché fortunatamente ormai sembra definitivamente passata la stagione dei PDF fotografia, dei PDF immagine, che oltre a essere contrari ai principi di amministrazione trasparente che richiedono la completa ricercabilità di tutti i testi, è anche un po' insensato proprio perché rendono più difficoltosa comunque la lettura anche e soprattutto a persone con disabilità visiva. Bene,
Bene, andiamo adesso a lanciare LibreOffice. Perfetto, l'abbiamo aperto. Ecco, come operiamo? Io consiglio di cliccare su Incolla, testo non formattato, così seguiamo bene le varie parti. Ecco, vedete che poi noi avevamo fatto un po' mente locale di quello che abbiamo trovato. Un elemento importante che vale su qualsiasi elaboratore dei testi. Fate in modo di avere presente questi caratteri nascosti che vi indicano l'inizio e la fine di un paragrafo. Attiva e disattiva i segni di formattazione, che in LibreOffice è anche gestito con una scorciatoia di tastiera CTRL più F10. Se io schiaccio, li tolgo. Se non ci sono, li devo mettere, perché questo mi fa capire bene come è organizzato il documento. Quindi questo segno che noi abbiamo appena visto, con questa lettera qua greca, è l'inizio e la fine del nostro documento. Vedete? Del nostro documento, cioè del nostro paragrafo. Ecco, nel momento del control line poi ho un po' spiegato la differenza tra paragrafo e semplice frase all'interno di un documento editato attraverso il regolatore dei testi, nel senso che un paragrafo è considerato una unità logica e può contenere al proprio interno anche più frasi. Ad esempio, ogni servizio educativo per l'infanzia è un ecosistema di relazione, punto. Teniamo conto che un buon criterio di leggibilità dei testi è evitare frasi troppo lunghe. Per creare un sistema, qui siamo ancora all'interno della stessa unità logica di pensiero e di testo, e quindi non ha senso separarlo con un paragrafo. Quando ho terminato il primo pezzettino, ecco che metto il paragrafo. Quindi, paragrafo non è ogni qualvolta io metto il punto. Come si genera il paragrafo? Semplicemente con l'invio. Ecco, vedete che l'ho separato. Io posso dare capo all'interno dello stesso paragrafo senza cambiare paragrafo? Sì, ma con un'altra combinazione di tasti. Un dito sul freccia in alto, chiamato a volte Shift, tenuto premuto, un dito sull'invio. Vedete che il carattere nascosto cambia, no? Diventa un po' quel simbolo un po' da tastiera dell'invio, no? C'era anche nelle macchine che si utilizzavano, no? Per dattiloscrivere anni fa, le cosiddette macchine da scrivere. Qui siamo all'interno dello stesso paragrafo e quindi funzionano tutte le operazioni di paragrafo. Ad esempio, se io voglio centrare, vedete che viene tutto centrato, sia la prima che la seconda frase. Perché la centratura, come l'allineamento, qualsiasi allineamento, è un'operazione di paragrafo. Se invece io avessi spezzato e volessi centrare, vedete che centro soltanto il paragrafo interessato. Ma torniamo alla situazione di prima. Nella copia senza formattazione, no? Che nell'incolla senza formattazione, avete visto che il testo è un testo puritissimo e ha di default, cioè in automatico, la cosiddetta allineamento a bandiera, cioè a sinistra, non c'è l'allineamento spinto a destra e a sinistra. Questo è anche un vantaggio di leggibilità per le persone che ci vedono molto poco e che usano degli ingranditori di schermo, perché in questo modo limitano degli spazi che a volte si possono generare, soprattutto se una riga contiene delle parole molto lunghe con molti caratteri, creando una difficoltà di navigazione in chi usa l'ingranditore, ad esempio, tipo le persone ipovedenti. Bene, una cosa direi: dobbiamo adesso iniziare a usare gli stili. Strutturare un documento vuol dire utilizzare gli stili. Il primo stile che noi possiamo andare a modificare e inserire è lo stile del paragrafo. Quello che in Word è normal, qui è stile predefinito. Vedete che io ho già in vista il pannello a destra con gli stili. Chiudiamolo un attimo, vediamo come riuscirlo a mostrare se io non lo avessi. Vado nella barra di menu, clicco su stili, gestisci stili, oppure F11. È molto utile sia in LibreOffice sia negli altri elaboratori dei testi. Bene, vado a modificarlo.
stile predefinito, tasto destro, cambia e gli dico il tipo di carattere, facciamo un po' di cambiamenti anche per vedere. Mettiamo in classico carattere da documenti scolastici, documenti amministrativi, senza bastoni, molto leggibile. Testi dicono l'Arial piuttosto che il Verdana, l'Elvetica, il Taoma, che sono peraltro dei font che sono ben letti anche dei vari sistemi operativi, quindi non mi creano problemi di passaggio, non so, da un Windows a un Linux o altro. Scrivo allora Verdana. Verdana. Gli mettiamo un 11 punti, che è già una dimensione abbastanza grande. Poi andiamo dove, vediamo cosa ci può interessare. Io direi di andare in rientri spaziature, perché un buon criterio di lettura sul digitale è, una volta che noi i paragrafi non li facciamo tutti separati di una riga, se no sarebbe veramente molto difficile da leggere, ma accorpiamo frasi all'interno dello stesso paragrafo, spezzando le unità logiche, creiamo una distanza che può essere sopra e sotto il paragrafo. Poi alcuni fanno diverso sopra e sotto, poi lascio a voi, no, cosa succede se uno clicca su non aggiungere spazi tra i paragrafi dello stesso stile. Sono piccoli aggiustamenti che si fanno alla fine con poco tempo in realtà. E poi l'interlinea. L'interlinea è un elemento importante di leggibilità. Cosa viene consigliato? Ma un'interlinea può essere del 20%, no? È più che sufficiente. Allora andiamo in singola e facciamo proporzionale 120. Ecco, io forse invece che 0,20 farei 0,15, perché ho visto nella prova precedente che mi avevo un po' troppo spaziato. Ok, fatto. Direi che possiamo cliccare su OK. Avete visto che automaticamente il nostro documento si è modificato. Si è creato una maggiore ariosità di lettura che mi consente di estrapolare più facilmente questi blocchi logici, che hanno una funzione che viene a essere risaltata anche a livello di lettura. C'è da dire che il capitolo 4, società educativa, in questo caso si è spezzato troppo. Ho due possibilità: o tolgo l'invio e faccio lo shift invio, scusate che ho sbagliato, in modo da mantenermi all'interno dello stesso paragrafo, oppure lo tiro su in questo modo. Questa volta facciamo diverso e facciamo shift invio. Ecco, adesso fatto questo, cosa dobbiamo fare? Ma dobbiamo andare a inserire quella che è la struttura. Facciamo così, allora io direi prima strutturiamo e poi mettiamo il nostro stile magari modificato. Ecco qua sulla destra che LibreOffice, che in questo senso è molto efficiente, già mi dà una lista di quello che mi può interessare. Capitolo 4, titolo 1, doppio clic. Vedete che diventa più evidente in automatico. Chi opera in servizi educativi sarà un titolo 2 perché ne è figlio, gli educatori un titolo 3, poi che abbiamo anche, qui togliamo la pagina 29 che nel copia e incolla era venuta, le altre figure professionali sono sorelle degli educatori e quindi saranno anch'esse, sbagliato perché sono andato in quello sotto col mouse, cos'erano, scusate, non mi ricordo più, titolo 3, ecco, titolo 3. Mouse dentro, poi qui nel copia e incolla mi è spezzato una frase, coordinatore pedagogico è titolo 3, università riflessiva è titolo 2, osservare, ascoltare è titolo 3, e poi mi sembra che ho completato, qui c'era il problema dell'interruzione di pagina, cosa che non avremmo avuto se avessimo fatto la traduzione, la conversione con il convertitore online. Bene, questo è stato già un buon primo passaggio. In realtà noi possiamo anche fare di più, ad esempio possiamo modificare
i titoli 1. Alcuni testi una volta dicevano: ma se dovete, avete dei testi abbastanza lunghi, create un po' di movimento al massimo con due fonti diverse. E si accettava anche un fonte un pochettino meno lineare per i soli titoli. Ad esempio, molto usato poteva essere Georgia. Poi, se uno vuole anche togliere tutto maiuscolo al titolo, ma questa è una scelta assolutamente personale, uno con LibreOffice ha anche la possibilità di una modifica, è molto semplice, no? Adesso non ricordo bene, mi sembra formato testo, vediamo, formato testo, eccolo qua, ad esempio possiamo dire maiuscole e minuscole della frase, vediamo come viene, eccolo. E la professionalità però di fatto è come se fosse l'inizio del titolo di tipo 4, mettiamolo maiuscolo, ok, fatto. E se no si poteva usare la combinazione di tasti Shift F3 che funziona sia in Word che in LibreOffice. Allora, dicevamo che volevamo cambiare il titolo 1. Possiamo fare in due modi. Facciamolo ora nel modo forse più immediato. Vado sullo stile titolo 1, cambia, e ad esempio gli dico che il tipo di carattere che voglio non è il Liberation Sans, ma è il Georgia. Manteniamo 130%, normale, se poi è troppo grande lo diminuiamo. Facciamolo magari in blu. Tenete conto sempre dei contrasti, che è altro elemento importante di inclusione nella scrittura, nella possibilità di far leggere a tutti capendo e distinguendo bene i testi dallo sfondo. Poi potremmo mettere che cosa ancora? Bordi? Ok, mettiamoci, abbiamo fatto blu, facciamo un bordo blu. Il bordo lo mettiamo qua in fondo, non è sottolineato e quindi non andiamo a contravvenire le regole di usabilità dei testi che dicono che il sottolineato vale solo per i link. Lo mettiamo qua in basso. Ok, ecco che abbiamo fatto il nostro titolo 1. Adesso andiamo a cambiare tutti i titoli 2. L'altro modo è di cambiare direttamente da qua e poi andare, si fa così, così lo vediamo in diretta. Facciamo qua il Georgia, lo facciamo non grassetto, lo facciamo blu, blu, carattere. E poi cosa facciamo? Andiamo qua su titolo 2, tasto destro, cambia. Ecco, no, scusate, pensavo che ci fosse la possibilità di cambiarlo. Vediamo se l'ho cambiato direttamente su tutti. Scusate, faccio questo controllo. No. E mi correggo un attimo. Mi sembrava ci fosse questa possibilità, ma evidentemente non ricordo bene la strategia. Capita, non ricordavo questo passaggio, lo facciamo però da qua. Il metodo 1 che rimane quindi ancora in vigore. Quindi non sto a cancellare questo pezzo perché dobbiamo anche abituarci che capita che sbagliamo, normale, ok. Andiamo a mettere effetti di carattere blu. Ok. Ed ecco che noi l'abbiamo fatto, ma il vantaggio è che avendolo cambiato direttamente dal pannello di stili, andiamo a vederlo sotto e vedete che l'ha preso anche quello che era stato già marcato titolo 2, cioè andando a cambiare lo stile, automaticamente si cambiano tutti gli stili dello stesso titolo in tutto il documento. Quindi un'operazione successiva alla strutturazione dei testi, che mi consente con pochissimi passaggi di modificare proprio così, l'aspetto di un documento in 2 minuti. Lo stesso lo facciamo sugli educatori, facciamolo in Georgia anch'esso, visto che abbiamo deciso tutti i titoli in Georgia, e i blu, avevamo detto. Ok. Ah, dovevamo togliere il grassetto, modifica, normale. Ok, fatto. E l'abbiamo strutturato nel modo voluto.
Bene, cosa fare adesso? Mettere l'indice. Andiamo sopra capitolo 4, ci creiamo uno spazio, facciamo pure qua uno stile predefinito in modo che poi lo gestisca il programma. Andiamo a inserisci, dobbiamo fare l'indice, bene, indice generale, indice analitico, e lo clicchiamo. Qui abbiamo la possibilità peraltro di cambiare l'indice, la scritta indice generale, se vogliamo cambiarla in indice. Poi lascio a voi vedere anche le altre voci. Ok, fatto. Togliamo questo spazio che non ci interessa. Vogliamo creare l'indice come se fosse, poniamo un titolo 1. Bene, facciamo un Georgia, era 18. Bene, diamo titolo 11, cambia. Georgia. No, scusate, facciamolo in un modo ancora più intelligente. Vado col mouse qua davanti al simbolo di paragrafo, ecco, in modo ad essere sicuro che cambio proprio non il testo ma l'elemento di struttura. Normale 18, poi c'è effetti di carattere, colore blu, poi c'era bordo blu in basso. Ok, così rimane più un tutt'uno. Salviamo. Andiamo a salvarlo insieme ai materiali 20 dicembre. Scriviamo prova documento ODT. Vorrebbe dire in LibreOffice. Scriviamo LibreOffice così non lo andiamo a confondere con la sua estensione. E lo salviamo. Andiamo a vedere adesso cosa succede al PDF, che era un po' l'obiettivo finale. Come si fa a convertire in PDF con LibreOffice? Non salva con nome come Word, ma esporta. Esporta come? Facciamo un'esportazione controllata che ci consente di vedere che siano attive le cose che ci interessano. Cosa deve essere attivo fondamentalmente per riuscire a mantenere non soltanto il sommario navigabile, ma la struttura del testo e la navigazione a sinistra a cui segna libri? Ci deve essere PDF con tag, è importantissima anche per l'accessibilità, vuol dire mantiene la struttura, paragrafi, titoli e quant'altro, liste se ci fosse. Esporta segna libri, ok, esportiamo. Lui mi dà in automatico una già l'estensione, tutto, ecco fatto. Vediamo se è navigabile. Perfetto, coordinatore pedagogico. Ricordo che i primi testi un po' sull'accessibilità dei documenti e dei PDF ci dicevano, no, già dal 2005 se non, o dal 2008 in avanti, che sarebbe stato opportuno al termine di ogni, perlomeno di ogni capitolo, io direi che opera in servizio di ogni titolo 2, diremmo, mettere alla fine, prima del successivo, qua, una riga, fatta ovviamente con l'editore dei testi, che torna al sommario con una sorta di ancora che consente a chi sta facendo una lettura sequenziale di tornare comunque al punto dell'indice. Però c'è da dire che con i PDF strutturati con segnalibri tutto questo l'abbiamo già, perché con Acrobat Reader in modo molto semplice e in modo un pochettino meno esplicito anche con gli altri lettori di Reader, noi vedete che l'abbiamo. Tra l'altro lo possiamo espandere come comprimere. Capitolo 4, rappresentazione educativa. Benissimo. Vedete su questa freccia? Vuol dire che ha delle sottoparti. E allora ecco che diventa molto facile da navigare il documento, immaginatelo completo. Vogliamo andare in uno dei sottoelementi? Eccolo. Vogliamo invece esplorare chi opera in servizi educativi guardando solo il coordinatore pedagogico? Eccolo qua. Vedete che ne guadagna tantissimo la navigabilità del documento.